L'asse paradigmatico, per usare le parole di Saussure, corrispondono a quello che è indicato da Jacobson come selezione. Ogni volta che troviamo una parola, inevitabilmente è possibile immaginare che ce ne siano altre corrispondenti, in termini di sinonimia perlomeno. E allora ogni parola scelta evidentemente deve essere fatta risalire a una intenzione più o meno esplicita, più o meno consapevole da parte dell'autore, di aggiungere all'idea in sé, come dire, alla sostanza del concetto, anche quella che si può chiamare una connotazione. Quindi per dire, se io nel caso della poesia di Fosco trovo la parola quiete invece che riposo o pace, evidentemente possiamo dire che in fondo il contenuto è identico, ma la presenza di quiete è alternativa alle altre e selezionata com'è, probabilmente aggiunge una possibilità di significato, una aggiunta di collegamento, di relazione, di senso, che il lettore più o meno avveduto è in grado di cogliere e di lasciarsi guidare per arrivare ancora ad aggiungere ulteriori sfumature alla parola, o meglio al testo, insomma. Nel caso specifico, la parola quiete è in qualche modo giustificata proprio nella logica della rima. Quiete è una parola piana che facilmente si collega a liete, e a secrete, ma anche a inquiete. E quindi in questo caso si crea una rete non più di selezione, ma di sintagmazione, per cui anche il contenuto difatti acquista una sua, come dire, dimensione di significato ulteriore. Insomma, quieto e inquieto sono antonimi. Liete e secrete indicano cose, come dire, separatamente, semplici da capire, insomma. Ma messe in fila nel sistema delle rime, attivano una sotterranea ragnatela di assomiglianza, di combinazione di senso, per cui il quieto si associa all'idea della gioia, della lietezza e anche all'idea della secrete, cioè della separazione, della solitudine, dell'isolamento, insomma. Ma in tutto questo si sovrappone ancora, fa compagnia ancora, l'inquieto, come dire, che la situazione descritta è contemporaneamente, come dire, locus amenus, ma un locus amenus di serenità in cui sempre, come sfondo più o meno forte, serpeggia l'inquietudine. Ed è questa la situazione propria della storia dell'individuo per il nostro Foscolo sicuramente. Possiamo continuare lo stesso tipo di analisi per quanto riguarda le rime alternate delle quartine. Se quelle precedenti erano aggettivi o fondamentalmente aggettivi, quindi aggiunte, diciamo così, a indicare una specie di soggettività che l'autore propone rispetto all'oggetto vero della riflessione, ai particolari dettagli della descrizione, adesso le parole in rima sono un po' di un'altra categoria, cioè dal punto di vista grammaticale troviamo vieni, sereni, meni e tieni. C'è un solo aggettivo, sereni, e tre verbi, vieni, meni, che sono verbi di movimento, e tieni, che comunque si contrappone in termini antonimici all'idea del movimento.
I verbi sono appunto le parti grammaticali che propriamente dovrebbero stare a indicare le relazioni tra le cose. In questo caso, l'idea del venire, l'idea del tenere, l'idea del menare, del portare, sono attribuiti ovviamente alla sera, che è chiaramente un'immagine di personificazione, e appunto sta a indicare l'equivalente di quella che è l'azione umana, probabilmente proprio presa nella fase della giornata, della storia, appunto che si fa in movimenti continui, un andare da un punto all'altro, un andare da una, come dire, mancanza ad una soluzione. E il verbo finale, tieni, sta là probabilmente a introdurre l'idea di quiete, a rinforzare l'idea di quiete che è connotata all'idea della sera, così come lo propone Foscolo. Quindi, una successione di verbi, vieni, meni, che alla fine si, come dire, fermano davanti alla capacità di star fermo, di porsi in un equilibrio statico, dopo il movimento, la stasi. Ed è omeostaticamente appunto la condizione di benessere che provvisoriamente si può raggiungere. E questo spiega perché la variante, diciamo così, all'interno di questa serie è l'aggettivo sereni, che è collegato al sostantivo zefiri, rinforza l'idea di un movimento, stavolta leggero, che, come dire, assicura lo stato d'animo, della rilassatezza, della lontananza dalla furia delle cose che obbligano ad agire, a fare la storia.